Ciao a tutti, questo video per presentare questo strumento, backbender o più amichevolmente tondino, strumento essenziale, quantomeno per me, per la manutenzione della nostra schiena, nel senso che utilizzare spesso questo attrezzo ci consente di avere una schiena più morbida, più elastica e più forte. Le operazioni quotidiane ci costringono a chiusura in avanti, quindi a una rigidità che mano a mano si forma in mezzo alla schiena nella parte alta, appena sotto le scapole. Questa tendenza, con l'andare del tempo, può creare problematiche importanti al tratto cervicale e alle braccia e alle spalle. Di conseguenza, l'utilizzo del tondino è utile per mantenere l'apertura della schiena. Noi andiamo ad eseguire un movimento che normalmente non facciamo mai, quello per l'appunto di aprire il petto, distendere la schiena. Il tondino è utilissimo in questa direzione. Quindi ci posizioniamo davanti all'attrezzo con la curva piccola rivolta verso di noi, vedete che ci sono due curve distinte. La distanza del nostro bacino dall'attrezzo dipende dalla rigidità della nostra schiena. Quindi se siamo in difficoltà con le spalle particolarmente rigide, dobbiamo spostarci leggermente in avanti e poi lentamente scendere sull'attrezzo. Altrimenti possiamo mantenere il bacino più vicino. L'obiettivo è questo: aprire la parte alta della schiena. Quindi, nel momento in cui noi siamo in difficoltà con l'apertura della parte alta, probabilmente avremo anche un fastidio in zona cervicale. Onde evitare di sovraccaricare il tratto cervicale quando andiamo ad eseguire l'esercizio e quindi avere più, tra virgolette, malefici che benefici rispetto all'esecuzione, ci muniamo di un mattone da posizionare dietro la testa. Quindi mi sistemo, sono leggermente distante dal tondino, gambe flesse per il momento, prendo il mattone, lo posiziono dietro la nuca, scendo in appoggio, distendo le gambe e distendo le braccia. Se le braccia rimangono in questo modo, ci muniamo di un mattone un po' più grande, distendiamo le braccia mantenendo il mattone in mano, con l'idea di spingere il mattone verso l'esterno. Ritorniamo centrali e per uscire dall'attrezzo, prima sbloccare le ginocchia e poi girare su un fianco. Tempi di esecuzione consigliati: almeno 10 respirazioni, 5 tempi per la fase di inspiro, 5 tempi per la fase di espiro. Poi però dipende chiaramente dalla situazione contingente, cioè se le tensioni sono eccessive, se non riesco a respirare nella posizione, è necessario mantenere tempi più brevi e lavorare nel lungo periodo. Quindi utilizzare il backbender spesso farà in maniera tale che la mia schiena possa in qualche modo usufruire del beneficio che produce l'inarcamento della colonna. Considerate che tutte le situazioni particolari che troviamo sulla schiena, in termini di ernie, in termini di protusioni, derivano da situazioni di chiusura in avanti. Con l'utilizzo del backbender invece tutto questo viene meno. Io ricostituisco la distanza tra le singole vertebre dando spazio al disco infravertebrale. Quindi per chi ha già una colonna abbastanza mobile, ci avviciniamo con il bacino al tondino mantenendo le gambe forti, srotoliamo la colonna sul tondino, magari prendiamo un mattone per aiutarci a scendere ulteriormente, distendiamo le braccia e scendiamo lentamente. Cinque tempi per la fase di inspiro, 5 tempi per la fase di espiro, 10 respirazioni in totale. Per uscire, gambe flesse, giro su un fianco, onde evitare qualsiasi tipo di fastidio derivante dal fatto che per venire su devo utilizzare i muscoli dell'addome e non della zona lombare. L'utilizzo quotidiano del tondino ci può aiutare veramente a togliere qualsiasi tipo di fastidio della parte alta della schiena.
Oltre al tondino suggerisco chiaramente lezioni di yoga. Lezioni di yoga 2-3 volte a settimana. Questo, unitamente all'utilizzo quotidiano del backbender, ci può garantire una schiena sana, forte e senza dolori.